Questa è una società dove dobbiamo assolutamente, soprattutto per i giovani che vengono ancor più ipnotizzati dal sistema, no, interattivo. Noi, sai, venendo un pochino da una parte ci sentiamo ogni tanto incapaci o non adeguati rispetto alle nuove generazioni, ma dall'altra parte ci salviamo anche un po' perché abbiamo il retaggio di quel mondo da cui veniamo, che comunque era un mondo più umano, fatto anche di piccole felicità. La felicità non è una cosa così appunto idealizzata. Non è come quella che fanno vedere sui social network, non è Ecco, quella patinatura. Sì, l'ostentazione, assolutamente no, è fatta invece di emozioni, emozioni che è difficile anima. trovare. È difficile trovare su appunto il computer, su tutte quelle che sono le realtà virtuali che vengono Artefatte che danno trasmesse attraverso dei artificiosità, video. E esatto. allora su questo si innesta anche un altro tema, perché l'altra parola chiave che è stata tantissimo ricercata è una parola che è resilienza. Ne abbiamo parlato tantissimo negli ultimi anni. Prima era una parola che non veniva quasi mai usata da nessuno, e è una ricerca quasi che viene fatta di questo termine per andare ad indicare, no, un universo che può trovarsi anche in ognuno di noi. E quindi la tecnologia molto spesso si innesta nella ricerca della felicità e anche nell'aiutare verso questa resilienza, perché la tecnologia molto spesso viene vista anche come un aiuto nei confronti di tutti coloro i quali hanno magari meno mezzi Certo. e trovano un aiuto attraverso la resilienza stessa. Andiamo a vedere un video che fa parte di un complesso di video che si chiama Ad Maiora, di una webserie che ci parla di questo tema molto interessante che è per l'appunto la resilienza, e andiamo a capire quanto la tecnologia può incidere anche su quella che è la nostra felicità. Vediamo. Per me volare è volare a velocità altissime, vuol dire libertà, vuol dire uscire dalla mia prigione fisica, dal mio corpo, dimenticarmi di tutti i problemi e andare oltre ogni limite, oltre ogni barriera. Posso dare il meglio di me e esprimermi al 100%. Superare i propri limiti, andare a tutta velocità. La storia di una ragazza che vince competizioni in uno sport battendo la concorrenza maschile, armata di grande impegno e tenacia. Una lotta contro il proprio fisico per andare oltre le difficoltà. Oggi voliamo insieme a lei. Io quando volo in generale, e questo dà anche il motivo al mio nickname che è Leo on Fire, mi sento accesa, mi sento un fuoco perché mi sento viva. Io non cammino, non uso le gambe, però posso fare molto di meglio che volare. L'uomo ha sempre voluto volare e io posso farlo, quindi per me è il massimo questo. Esiste per essere superato nella maggior parte dei casi, ma soprattutto il limite esiste nella testa delle persone. Io sono stata nominata al Figlio della Repubblica come esempio cittadino, tra virgolette, quindi una persona che potrebbe dare un esempio agli altri, e questo a me fa enormemente piacere. Quello che io dico sempre è che è importantissimo mettersi in gioco. E non concentrarsi su quello che non si ha più o su quello che non si può fare. Io preferisco pensare a quello che mi è rimasto e sfruttarlo. Sogno da sempre di partecipare ai campionati mondiali, ovviamente, però uno dei miei sogni nel cassetto è quello di andare a trovare Valentino Rossi al suo range. La mia passione con la velocità nasce soprattutto da lui, e quindi per me sarebbe toccare il cielo con un dito, poter volare al suo fianco, lui sulla sua moto, e io con il mio drone correre sulla sua pista.
riuscire a vedere il mondo oltre i suoi limiti, oltre le sue difficoltà. Essere con quel drone come un uccello che si libera in volo e vede le cose da una prospettiva differente, una sua prospettiva di chi gusta ogni giorno come se fosse una sfida, un qualcosa di nuovo. Penso che possa essere un grande esempio per noi tutti di tenacia, di lotta, ma soprattutto di libertà. La resilienza è quella capacità di poter superare appunto qualsiasi tipo di difficoltà, è una capacità importante che mi piaceva mostrare attraverso un video come questo, profondo come questo, bellissimo, per parlare a tutti quelli che ogni giorno trovano le loro piccole difficoltà nei loro lavori, nei loro studi, nelle loro mansioni quotidiane, che non riescono ad affrontare, che si trovano bloccati davanti alla propria vita. E avete visto in questo video molto bello, realizzato per poter mostrare come la felicità si trovi dentro ognuno di noi, ognuno la deve trovare, deve combattere per cercare quello che desidera realmente realizzare. Quindi è fondamentale, parlando di burnout, cercare di capire che in realtà siamo noi gli artefici di questo destino, e quindi al di là di quello che ci accade, al di là di quanto la vita o la natura sia magari difficile, abbia reso difficile la nostra vita, noi dobbiamo cercare di, di andare, esatto, oltre. Davvero, giusto? Sconfinare. E questo splendido video, che tra altre cose mi ha fatto una sorpresa, mi ha commosso, emozionato, questo short movie, questo documentario, ho avuto il piacere e l'onore di premiare durante il Festival dei Tulipani Neri, in una serata davvero emozionante. Di Seta Nera, Ad Maiora, ricordiamolo. Sì. Ad Maiora il titolo, e mi ha dato la possibilità, questa è la magia del cinema, che ti permette anche di confrontarsi, di incontrare grandi artisti e creare così forza e, perché no, appunto, resistenza, resilienza, per cercare di sconfiggere quelle che sono anche le difficoltà, soprattutto nel nostro ambiente. Sappiamo quanto, no, che il mondo del cinema sia sempre in grande sforzo, in grande impegno per vincere appunto le difficoltà.